Questa è Lazio-Napoli. bella, eh? No, per Empoli, chi? Non per me. Adesso è Camilla. Genoa-Inter e Milan-Udinese. Non Camilla, dire niente. Quanto vince il Napoli? Ti chiedo. Che tanto... Perdiamo 0-2. Mamma mia! Sarri per non dire contro peggio, il suo passato peggio. Perde 0-2. Va bene, Lazio-Napoli 0-2. Niente. Gaddo, Empoli-Juventus. Occhio perché non è facile. All'andata ci è andati bene con l'Empoli, dai. 0-2 però. All'andata ha vinto l'Empoli 1-0. Sì. È vero. Quindi 0-2, 2-0 per 0-2. La Juventus. Ci credo. Genoa-Inter, Luca, beh, questa è una partita che l'Inter... Allora, questa è una partita che non si può sbagliare, no. Perché altrimenti, insomma, sarebbe il sancire di una crisi profonda. Il sancire di una crisi. Io credo che, spero che l'Inter, insomma, rialzi la testa e cominci un nuovo campionato a venerdì. Dico, spero, 0-2. 0-2, Genoa-Inter 0-2. Bravi, siete stati... furenti sui pronostici. Milan-Udinese, chiudiamo. 1-0. All'andata la partita più orrenda che abbia visto negli ultimi anni del Milan, una cosa impresentabile. L'Udinese è veramente una piaga per noi. 1-0, 1-0. Dici? 1-0 striminzito, va bene, per tornare con alla autogol vittoria, di success. Su autogol, va bene, success. Per tornare alla vittoria venerdì alle 18:45. Allora, sempre metti in ordine di preferenza Suma, Pellegatti e Crudeli, per favore. Aspetta che arrivo. Beh, subito. Allora, tanto Suma, Pellegatti e Crudeli, qui non allora, Suma ce l'hai qui. Beh, Pellegatti lo mette, l'abbiamo detto anche la settimana prossima, sì. La settimana scorsa, lo mette io sempre per, al primo posto. Per questioni dai. Di cuore, chiaramente metto... No, più che altro fra Suma e Crudeli, quello... Primo posto Pellegatti. Primo posto Pellegatti. Onore? Crudeli e terzo Mauro Suma. Mauro è terzo! È terzo. Ma non è amato neanche dai milanisti, no, Mauro. Come mai? Il punto è proprio quello. Come mai? Salutiamo Mauro che ci ciao segue, Mauro! Che ciao ci Mauro! Tutti i lunedì. No, io non ho detto che... Cioè, assolutamente. No, però io sento tanti però a me piace, però... A me piace vivere nella realtà, non nei paesi dei balocchi. Esatto, molte volte esatto. I racconti sono un pochettino dei paesi dei balocchi. Esatto. Io capisco la trasmissione, capisco che bisogna tenere un filone, assolutamente sì, però dall'altra parte bisogna essere anche realisti e dire le cose come stanno, cosa che non succede. Ma poi vuoi mettere con Carlo Pellegatti che ti fa il video... colazione della mattina, magari ti cita Ariosto. Esatto. Sì, esatto, sì. Esatto. No, cioè, vabbè, Carlo, infatti, metterlo in classifica è un po'. No, io prima che me lo dicesse Pellegatti, Ariosto, pensavo che fosse il condimento che metteva. Sì, l'Ariosto, sì. L'Ariosto. Ho imparato chi è Ariosto da Carlo Pellegatti. Ho imparato. Cami, vai. Si parla con sempre più insistenza dell'addio di Luis Alberto. Non sarebbe meglio tenersi lui? Ma ogni lunedì la... Ma che vada! No, però qui è bello perché ti dice tieniti lui ma cambia allenatore. Cosa facciamo? Ci teniamo lo spruzzone? In che senso? No, cambia allenatore. Cambia allenatore, cioè... Ah, vedi che è una domanda allora, interessante. Allora, Camilla, ti faccio fine, io una domanda. No? Posso fare una domanda, Camilla? Vai. Che qui c'è un ascoltatore che ci chiede, cari amici ascoltatori, spiegaci da laziale, siccome è tornato anche Gaddo, e quindi imparziale, perché la Juve è la squadra più odiata. Ma perché d'Italia? Sarà imparziale, scusa? Perché non no, sei okay, allora, nelle tre grandi. Perché la Juve è la squadra più odiata? Perché è quella che ha più rigiro di soldi, è quella che vince, che vinceva. Ruba. Brava Camilla! Ruba! Ah, al terzo posto la brava detto. Camilla! Brava Camilla! La parola magica. Come, come dice Gaddoni, Ferrari, Juventus, Coca-Cola, rubare. Esatto. Sono le quattro parole. Però almeno è amato nei paesi sì, centroafricani. Esatto. E come dice Gaddoni... Tutti i bambini hanno la maglia della Juve. Quindi, va bene, lì, va bene. Va bene. Vai, Gaddo. Camilla dopo. Telecamere spente. A telecamere spente. Minaccia. Atteggiamento di minaccia. Classico atteggiamento. A telecamere spente. Va bene. Gaddo. Oi, dimmi. Mourinho rischia una maxi squalifica per aver detto all'arbitro ti ha mandato la Juve. Cosa ne pensi di questa sua ossessione? Questa è una porta vuota per lui. Ascolta, facciamo una cosa. Dammi il giallo, l'arancione, il verde, il rosso. Dammi la torta in faccia, non girare neanche la ruota. Dammi la torta in faccia. Voglio la torta in faccia. Neanche la ruota. Guarda la torta in faccia. Già fatto. Perché?
mio, dammi la torta in faccia. No! Bravo, bravo, Gaddo! Bravo, Gaddo, così, così, Gaddo, bravo! Questo è un cartellino sentito, sentito, scontatissimo. Abbiamo gli Scottex, per favore. Rimane così tutta la puntata. Non voglio neanche uno Scottex. Bravo, bravo, Gaddo, bravo. Sembra l'omino Pandisenzo. Se n'è andato, è andato Luca a cercare lo Scottex. Sì, beh, Mourinho, insomma, voglio dire, non alla frutta, non alla matta caffè, è già alla, alla bancone a pagare il conto. Eccolo, è arrivato lo Scottex. Gaddo, non lo mangiare, non fare come ho fatto io, eh. Ci vuole. Oh. Oh. Vedi, che carini, comunque. No, carino anche Luca che ha insultato Mourinho e va Luca ad aiutarlo, quindi è una testimonianza. Mi sa che gliel'hai data gliela forte. Gliela sto spalmando ancora di più. Va bene, andiamo avanti, Chiara, da intanto che c'è la sempre, polizia. Mentre... Con gli altri è bello perché una volta... Hai preso la carta igienica, no, o lo scotto? Nella prima edizione avevamo un bel asciugamano. Sì, avevamo un rotolone, adesso... Ah, non stai male. Dove però. Si balla... Dai, su, no, dai. No, non è quello. Dai, fai Madonna la domanda. Mia, mal di testa, Gabbo. Siete ingestibili. Grazie alla leopardata Chiara Piper, Luca Mastrangelo, Camilla Spinelli, Fabio Semprini... E Gaddo Gaddoni, torniamo fra 7 giorni, come sempre, su Teleromagna, con cartellino giallo. Ciao! Ma è fatta patacca, beh! Inquadratura finale questa. We'll be right back.